In questo momento sto giocando per il Sassuolo, è normale, sarà una partita un po' particolare per me, ma io sono venuto con la voglia di fare bene quest'anno, di pensare soltanto alla maglia del Sassuolo, di avere obiettivi personali come quella di riconquistare perlomeno la maglia della nazionale. E niente, giocheremo una partita per me normale come tutte le altre, dobbiamo affrontarle come tutte le altre che ci capiteranno quest'anno. Dall'inizio del campionato adesso credo che abbiamo migliorato in tanti aspetti, ovviamente a partire magari dagli errori che abbiamo fatti domenica contro il Verona, che è essere più cattivi sotto porta. Abbiamo lavorato tantissimo questa settimana, ovviamente abbiamo preparato la partita su quello che ci ha chiesto il mister. Sicuramente domenica uno stadio pieno dove giocheremo in casa contro una grande squadra come l'Inter. Vogliamo ritrovare questi 3 punti che sono fondamentali per noi, per il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Abbiamo avuto tante occasioni di gol. Domenica abbiamo avuto il possesso palla noi, abbiamo giocato molto bene, ma se non fai gol le partite non si vincono. È normale che con gli errori non dobbiamo farle in questa partita, perché giochiamo contro una grande squadra come l'Inter che non ti perdona mai niente. E è normale che dobbiamo migliorare su quell'aspetto. A livello caratteriale, a livello di gioco, credo che abbiamo migliorato tantissimo rispetto alle prime partite, però come detto, no, se non fai gol le partite non si vincono. Io sto lavorando tantissimo, ovviamente un giocatore non vuole mai uscire, vuole rimanere in campo, ma il mister sapevo che da 3 mesi che non giocavo una partita e era normale che il mister voleva che io faccia perlomeno 70 minuti come ho fatto a Verona. Per come andava la partita era normale che io volevo rimanere perché potevamo vincerla tranquillamente, ma all'idea di quello il mister ha fatto bene a fare il cambio e niente. In questo momento non devo pensare al singolare, sino al gruppo, che il gruppo è fondamentale, se siamo uniti possiamo arrivare lontano. L'ho fatto in diverse squadre, quando ho giocato credo che mi sto trovando molto bene, sto capendo giorno dopo giorno quello che mi chiede il mister in allenamento. Niente, è normale che io sono per le caratteristiche che ho un giocatore sulla fascia, ma il mister mi sta aiutando tantissimo per ritrovarmi sempre lì vicino alla porta per fare qualche gol. Ho avuto questo infortunio, ci è dispiaciuto a tutti i ragazzi della squadra e siamo tutti con lui. Bueno, speriamo di fare una dedica molto bella domenica perché è brutto infortunarsi e stare fuori dal campo, però con la voglia e il carattere che ha lui sicuramente tornerà più forte di prima. Io l'ho dedicato a questo Twitter perché mi sembra un ragazzo molto, molto simpatico, molto umile, che lavora sempre. Gli è dispiaciuto magari essere fuori perché giocare un campionato di Serie A non ti tocca tutti i giorni, quindi ovviamente che domenica dobbiamo dare una bella soddisfazione anche a lui.